In una location insolita, in Piazza Unione, davanti al Palazzo del Consiglio regionale a Pescara, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'iniziativa che prevede la donazione di 10.000 mascherine protettive FFP2 alle ASL abruzzesi. Si tratta di una donazione finanziata con il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali, che fino ad oggi, dal 2014, hanno accantonato un fondo di circa 800.000 euro, restituiti ai cittadini attraverso l'acquisto di beni e servizi per l'Abruzzo. A spiegare i dettagli dell'iniziativa il capogruppo Sara Marcozzi. Come tradizione del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, ogni restituzione è stata dedicata ad un'emergenza. In questo caso, vista l'emergenza Covid-19, abbiamo pensato di dedicare il taglio dei nostri stipendi ad aiutare, a dare un piccolo aiuto, un piccolo segnale a quelle persone che rischiano la vita per salvare le nostre vite e quindi a tutti gli operatori sociosanitari che lavorano nelle ASL e che hanno carenza, hanno avuto soprattutto in passato, ma hanno bisogno in questo momento di dispositivi di protezione. Dunque abbiamo acquistato 10.000 mascherine per una somma totale di circa 40.000 euro che distribuiremo in parti uguali alle 4 ASL. È evidentemente un gesto simbolico, perché non è che possiamo pensare di aver colmato il fabbisogno della regione, ma è un gesto che potrebbe essere preso ad esempio anche dai nostri colleghi consiglieri regionali. Il Movimento 5 Stelle da 6 anni a questa parte in Regione Abruzzo ha rinunciato a circa 800.000 euro, con i quali abbiamo fatto tante cose, abbiamo creato un fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese, abbiamo acquistato una turbina spalaneve e donata alla protezione civile, abbiamo acquistato e donato alle 4 ASL 4 ambulanze, abbiamo finanziato un contest di idee per riscattare Bussi, così l'avevamo chiamato il contest, per pensare ad un'altra destinazione per Bussi. Oggi l'emergenza è legata al Covid-19 e quindi noi ci rivolgiamo a tutte quelle persone che sono al fronte, e che si occupano di salvare le vite, le nostre vite.